Buon pomeriggio a tutti e benvenuti in Alma Social TV, il training broadcast di Alma Laboris Business School. Sono Marco Stile, faccio parte dell'area comunicazione di Alma Laboris. Sono davvero lieto di essere qui con voi per introdurvi verso l'evento formativo gratuito a cui state per assistere. Dandovi il nostro più caloroso benvenuto, vi ricordiamo che ci troviamo nella sezione Career Step, con degli eventi dedicati al miglioramento della spendibilità del mondo del lavoro, ma anche in generale l'approccio al contesto professionale in cui siamo immersi. Oggi si parla di una tematica attuale, fresca e importante, l'employee onboarding e il monitoring induction. Dall'accoglienza di una nuova risorsa in azienda al monitoraggio durante quello che potremmo definire il periodo di prova. Lo faremo con la dottoressa Marika Casale, che ho il piacere di introdurvi. È Head of Talent, People and Culture, esperta in human resources training, ma anche in comunicazione e social media. Si tratta di un profilo che non sbaglierei a definire completo e poliedrico, tantissimi i suoi interessi che veicola molto spesso sui social network, dove è davvero molto seguita. La finalità di questo evento formativo gratuito, quindi, sicuramente è quella di accompagnarvi verso questo percorso tipico del mondo delle risorse umane, ma che coinvolge in realtà l'azienda tutta che si occupa dell'onboarding dei nuovi dipendenti, ma anche quella di divulgare delle conoscenze che riguardano la nostra offerta formativa. Ecco, a tal riguardo vi vogliamo rimandare alla pagina del nostro master, dei nostri master della nostra offerta formativa, al primo link della grafica che vedete proiettata in questo momento. Potete accedere a tutti i percorsi di alta formazione di Alma Laboris Business School, così da visionarne il taglio spiccatamente pratico. Per coloro i quali fossero poi interessati in realtà ad avere un confronto più approfondito con noi vi consigliamo di partecipare ad un appuntamento a cui noi teniamo particolarmente. Si tratta dei colloqui di orientamento gratuiti e non vincolanti, un appuntamento che svolgiamo costantemente nel corso della nostra attività, un'ottima occasione per noi per visionare il profilo dei nostri candidati, ma soprattutto per tutti coloro i quali vogliono entrare in Alma Laboris Business School per scoprire quali sono gli strumenti del nostro placement e della nostra struttura per la spendibilità nel mondo del lavoro dei nostri discenti. Per prenotare un colloquio di orientamento vi basterà cliccare sul secondo link che vedete nella grafica proiettata in questo momento, utilizzare invece il terzo per quanto concerne i master in modalità full time. Non temete perché tutti e tre i link vi verranno incollati nella chat di questa piattaforma, anche perché non voglio più sottrarre del tempo alla dottoressa Marika Casale, a cui cedo volentieri la parola. Grazie mille Marco, buonasera a tutti. Sono molto felice di essere qui per questo terzo evento formativo con Alma Laboris, che è la mia prima scuola di master a cui sono molto legata. Quindi davvero vi invito a visionare il link di cui parlava Marco, perché è una scuola davvero valida e che vi dà ottime prospettive nel mondo del lavoro e quindi delle opportunità. Quindi ringrazio ancora Marco e vado subito alla presentazione. Vediamo. Spero riusciate a vedere. Chiudo questo contenuto di Marco e condivido. Ecco qui, spero che riusciate a vedere tutti. Magari scrivetemi nella chat se vedete le slide, così almeno riusciamo ad andare avanti. Eccoci qua. Allora, prima di iniziare appunto nel vivo di questo terzo evento formativo che è dedicato, grazie Silvia. Che è dedicato proprio all'employee onboarding e monitoring induction, che è una tematica che nel complesso è davvero molto importante perché va a toccare tantissimi temi che riguardano l'engagement di una risorsa. Poi più avanti vedrete poi nel vivo di questi temi. E quindi è importante che venga data la giusta attenzione perché la candidate experience si conclude non al momento della proposta, ma effettivamente quando la persona entra in azienda e inizia a muovere i primi passi.
Prima di andare però nel vivo della presentazione, vado velocemente a spiegarvi chi sono, innanzitutto in quale contesto opero, e poi ci dedichiamo al contenuto. Allora, io lavoro nel campo delle risorse umane da circa 15 anni, sono laureata in scienze della formazione, la mia prima scuola di master, come vi dicevo prima, è di Alma Laboris, quindi ho frequentato il master in gestione, sviluppo e amministrazione delle risorse umane nel 2015, quindi già ai tempi la scuola era veramente valida perché aveva un piano formativo ben completo con docenti che erano dei manager di aziende, e questo è difficile poi da trovare effettivamente in altre scuole. Un'altra cosa, aveva un career services molto, diciamo, strutturato, quindi gli dava l'opportunità di fare dei colloqui nell'immediato. Successivamente nel 2017 ho frequentato un master in HR Management e Digital Skill al Sole 24 Ore e nel tempo ho continuato sempre a formarmi, tant'è vero che nella mia ultima esperienza lavorativa in Assist Digital ho preso anche la certificazione di UX PM proprio per entrare nel vivo delle tematiche di user experience e quindi dei temi digital, ma poi ne sono seguite tante altre come quella di GoDaddy, dedicato proprio al blog, alla digitalizzazione di un sito web, i tre attestati che riguardano YouTube, la comunicazione e il marketing, come diceva prima anche Marco. Quello che vi posso dire di me è che ho tanti obiettivi sia professionali che personali, in particolare ho dedicato del tempo anche al mio sito web, che poi vi invito a vedere, e al mio blog. Come passioni sicuramente ci sono al primo posto la scrittura, i cani, il cinema e i libri. Non è un caso che vi sto comunicando queste cose, perché è importante che in qualsiasi colloquio voi facciate conoscere anche chi siete al di là proprio di una di un CV, no? E quindi di tutte le esperienze lavorative. C'è sempre un filo conduttore tra passioni ed esperienze professionali. La motivazione che mi porta a fare questo lavoro è sicuramente l'empatia che ho nei riguardi delle persone e orientarle quindi a raggiungere i propri obiettivi professionali. Velocemente il mio background professionale: ho iniziato proprio all'interno dell'Università di Salerno, all'interno del rettorato, mi sono occupata proprio di orientamento agli studenti, successivamente ho lavorato in IKEA nel team Customer Relation, quindi mi sono occupata sia di finance, marketing, in ogni caso in IKEA tutti dovevano saper far tutto, quindi c'è stata la possibilità di vedere tutti i dipartimenti. Successivamente ho iniziato la mia carriera proprio nel digital attraverso l'azienda Digital Go, in cui mi occupavo di supporto proprio alle risorse umane, quindi screening, supporto alla sicurezza, la gestione delle trasferte, quindi tutto quello che concerne la vita del dipendente in azienda. In NBC Universal, in cui sono stati 3 anni e mezzo, mi sono proprio focalizzata su la parte di amministrazione, la parte di selezione, di formazione e anche però di supporto alla comunicazione e marketing. E qui vi posso dire che nel 2015 non era così comune parlare di employer branding, ma mi ha fatto piacere, diciamo, iniziare il mio percorso proprio sul campo, prima proprio di qualsiasi altro master. Successivamente in Assist sono stata 5 anni in cui mi sono occupata di HR e di talent acquisition, e oggi sono all'interno di Filmark in qualità di HR director, quindi gestendo sia il team HR che il team talent, quindi dalla gestione proprio del personale amministrativo sia al talent acquisition e l'employer branding. Come vi dicevo prima, se vi fa piacere mi potete seguire nella newsletter di LinkedIn Pillole HR, in genere una volta al mese pubblico degli articoli sia di crescita personale che professionale, e potete visitare anche il mio sito web. Velocemente andiamo alla realtà in cui lavoro oggi, che è Filmark Group, una grande azienda di information technology che si occupa proprio di sviluppo software e mobile, quindi supportiamo i clienti nella digital transformation. Abbiamo veramente clienti molto importanti, vi invito a vedere il sito web, però all'interno del gruppo abbiamo tante altre realtà che si occupano magari del mondo dati, del mondo della formazione e del mondo delle infrastrutture. Mi faccio riflettere su questa fase: i computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi, gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti, quindi l'insieme dei due costituisce una forza incalcolabile.
Filippo Ughi è il nostro CEO e infatti la frase che lo contraddistingue è che l'unico modo per prevedere il futuro è crearlo infatti con le persone giuste, e non a caso le scegliamo proprio grazie a dei criteri. Noi parliamo di talenti, talenti che portiamo a bordo, soprattutto in questo mercato che è difficile oggi, tra virgolette, combattere. Facciamo del nostro meglio per distinguerci e per far capire alle persone che vengono a lavorare con noi quali sono i nostri KPI, la mission, la vision. Sicuramente, come vedete dalla slide, la centralità del cliente, perché dobbiamo lavorare in supporto alle grandi aziende, l'autonomia e lo spirito di squadra. I nostri valori sono la passione, la qualità, l'innovazione e l'onestà, e ovviamente questi valori sono stati proprio scelti a tavolino per far trasmettere quello che noi facciamo e il modo soprattutto in cui lo facciamo. Questi sono i nostri servizi. Possiamo dire che siamo un'azienda di 300 dipendenti, 200 clienti e abbiamo due sedi, Roma e Milano, ma diciamo, ultimamente abbiamo creato degli smart office a Civitavecchia e Priverno, abbiamo in mente di aprirne degli altri, proprio per andare in controtendenza. Sappiamo che oggi lo smart working è quello che caratterizza il nostro modo di operare. Noi abbiamo voluto fare una cosa ulteriore, cioè andare incontro alle risorse che magari non possono vivere in città, perché preferiscono restare nel loro paese di origine, e quindi abbiamo offerto la possibilità di uno spazio dove sentirsi appunto a casa, ma in azienda. Come dicevo prima, queste sono le nostre realtà all'interno del gruppo. Andiamo adesso nel vivo del webinar, dell'evento formativo. Employee onboarding e monitoring in action. Velocemente questi saranno i temi che andrò ad affrontare. Che cos'è l'onboarding, il profilo aziendale, il processo e le fasi, gli attori coinvolti, welcome on board il primo giorno, monitoring in action, gli HR analytics, l'offboarding e l'esempio che vi farò vedere di una brochure a cui stiamo lavorando proprio all'interno della realtà da fornire poi ai dipendenti che entreranno a far parte del nostro team. Prima di iniziare vi faccio riflettere su una frase che sono spesso appunto illuminanti. L'ospitalità significa il diritto di uno straniero che arriva sul territorio altrui di non essere trattato ostilmente. Immanuel Kant. La filosofia è importantissima, soprattutto nel settore risorse umane. E ovviamente qui straniero è intesa come persona nuova che entra a far parte di un nuovo contesto, e la nostra mission da HR è quello di non far sentire spaesati le persone che per la prima volta entrano a far parte di un nuovo contesto. Che cos'è quindi l'onboarding? L'onboarding è un momento celebrativo che rispecchia i nostri valori e la nostra cultura, e che ci permette soprattutto di far aumentare l'engagement e la retention del nuovo talento, perché portarlo a bordo potrebbe risultare relativamente semplice grazie alle offerte, grazie ai benefit, grazie al modo che si ha di negoziare. Però poi il vero talento interno, quindi degli HR, è quello di sapersi tenere le persone che poi si è portata a bordo durante appunto le fasi di recruiting. Perché è importante il profilo aziendale? È importante perché innanzitutto bisogna fare un recap alla persona che è qui per la prima volta, no? Nel primo giorno, che non potrà assolutamente ricordare, non potrà avere la nostra visione che viviamo magari tutti i giorni, magari ci sono persone che vivono in un contesto da anni, e quindi è bene fare un recap proprio sul company profile, semplicemente chi siamo e che cosa facciamo, e fornire ovviamente i vari siti utili per fare una ripassata. In più le informazioni legate alla cultura e la vision aziendali, quindi quali sono i nostri valori e gli obiettivi dell'azienda, condividere delle informazioni e indicazioni pratiche della pausa pranzo, ad esempio, collocazione dei bagni, dotazioni, persone a cui fare riferimento, policy, contatti, informazioni apparentemente inutili per noi che magari viviamo tutti i giorni in quella situazione, ma fondamentali per la persona che si trova lì per la prima volta. Quindi anche questa user experience, no? Proprio in sede. Il fine è mettere la persona quindi nella condizione di muoversi agilmente in azienda senza dover per forza chiedere aiuto in maniera continua e sentirsi poi spaesati. Vediamo un po'. Il processo, l'esperienza di onboarding si declina in tre momenti, quindi non è banale come processo, c'è uno studio, c'è un'organizzazione, c'è
tutto il lavoro che prevede una comunicazione costante e continua con i diversi dipartimenti, e bisogna essere organizzati per dare anche modo alla persona di capire che l'azienda è realmente strutturata, quindi ci sono dei processi, ci sono delle procedure e c'è chi fa cosa e diciamo è un ruolo di riferimento. Il pre-onboarding. Il pre-onboarding sarebbe la preparazione dell'arrivo della nuova risorsa, quindi tutte le varie comunicazioni che vanno fatte sia alla risorsa che internamente. L'onboarding invece è proprio l'accoglienza durante i primi giorni in azienda e il monitoring, il monitoraggio della nuova risorsa dopo i primi mesi, quindi durante il periodo di prova. Chi sono però gli attori in scena? In queste tre fasi vediamo che abbiamo diversi protagonisti. Prima fase sicuramente il talent e l'HR. Perché? Perché il talent è responsabile di portare a bordo appunto la persona ed essere il primo filtro comunicativo, quindi si occupa proprio della comunicazione, direi, esterna con il candidato. Però allo stesso tempo diventa, sì Silvia, assolutamente, le rendo disponibili le slide. Grazie a te. Alla fine comunque potete farmi anche delle domande, resterò dei minuti e poi sicuramente mi potete contattare anche su LinkedIn se avete delle domande private che mi volete fare, quindi sono assolutamente disponibile. Quindi dicevo, però il talent è importante perché poi deve essere anche l'interfaccia con la comunicazione interna con il dipartimento HR. Io posso dire che qui ho la fortuna di poter gestire entrambi i team, quindi le persone tra loro si conoscono, ognuno ha dei ruoli specifici, però c'è una grandissima comunicazione tra i miei ragazzi, come mi piace definirli. Dopodiché, quindi, l'HR entra in scena e fa da ponte con chi? Con l'area tecnica. Quindi, dopo l'ok di HR, c'è la preparazione degli strumenti tecnologici e l'apertura delle utenze necessarie per far lavorare la persona. Il manager di riferimento, quindi, è il team leader, quindi il manager, che compito ha? Quello di innanzitutto di preparare il proprio team, no? Per predisporre all'accoglienza, quindi far rispettare quei valori di cui vi parlavo prima e far sì che tutti abbiamo un unico tono di voce, quindi l'accoglienza deve essere friendly, poi ogni azienda deciderà quali siano i valori di riferimento. Nel nostro caso specifico l'accoglienza deve essere con il tu, ad esempio, quindi deve essere con un pranzo, per far capire proprio che la persona è attesa. E ovviamente poi nell'aspetto più operativo organizzare il lavoro. Allora, come dicevo prima, però, ci sono delle fasi da rispettare. Andiamo nel dettaglio, andiamo a vedere bene che cos'è il pre-onboarding. Ho detto prima che il talent quindi attiva gli stakeholder per preparare appunto l'arrivo del nuovo collaboratore. L'HR dalla ricezione della proposta firmata, quindi controfirmata dal candidato, contatta i vari stakeholder interni. Banalmente può iniziare un processo, poi ogni azienda avrà magari degli strumenti, chi si avvale di un software proprio di onboarding, chi magari utilizza le mail, chi magari preferisce Teams, Slack, ognuno avrà delle procedure interne. Noi attualmente ci attiviamo con un'email di nuovo collaboratore all'area tecnica. Cosa fa l'HR? Attraverso un calendar, quindi qui ribadisco, magari chi ha seguito i miei eventi formativi sa quanto tengo proprio all'agenda, quanto sia fondamentale per un HR utilizzare un'agenda digitale, quindi il calendario. Quindi noi inviamo un calendar agli interessati per il primo giorno in sede, quindi sia la risorsa con l'indirizzo, l'orario e la persona di cui dovrà chiedere, sia però al manager di riferimento. E nel frattempo l'ICT e la reception, come dicevo prima, iniziano a preparare il materiale sia se la risorsa debba riceverlo a casa, perché magari è in smart working, e dopo andremo a vedere l'onboarding da remoto, non meno importante, anzi di questi periodi molto di più, eppure tutto il materiale che va preparato per la sede, quindi la postazione e tutto quello che gira intorno. L'onboarding in sede, quindi andiamo a specificare. Il primo giorno in sede, la nuova risorsa quindi è stata presentata indicativamente, io ho scritto alle 9.30, ma poi ognuno deciderà se alle 8.30 o alle 9, in genere questi sono gli orari per cui una persona deve presentarsi. Ovviamente noi facciamo un welcome coffee, quindi un momento di icebreaking e presentazione dell'azienda, la consegna e il welcome kit.
HR cosa farà? Si prenderà un momento per far firmare i documenti, la presentazione, la spiegazione proprio dei contratti, della modulistica da firmare, le varie guidelines, no? Dei processi da sapere a chi fare riferimento. Il talent invece si focalizza più sulla presentazione aziendale, quindi cultura, valori, business, organizzazione, presentazione proprio dei sistemi interni, magari attraverso una intranet dove si possono trovare poi tutte le info, e presentazione iniziative interne. Le HR e il talent quindi si organizzano sia per il welcome kit che per il tour in ufficio, quindi c'è una visita e una presentazione ai colleghi presenti in sede, l'accompagnamento presso il team IT per recuperare magari il device e successivamente presso il team e manager che accoglieranno appunto la nuova risorsa. Come vi dicevo prima, soprattutto adesso è importantissimo l'onboarding da remoto, perché cosa accade? Nell'onboarding da remoto si perde il contatto con la persona, quindi il caffè alla macchinetta, il contatto umano, quindi è necessario che la persona sia coccolata 10 volte di più. Quindi noi che cosa facciamo? Il primo giorno da remoto, quindi la nuova risorsa, ha ricevuto ugualmente un calendar, quindi un link su cui connettersi, chi ha Teams, Google Meet, e dovrebbe quindi aver ricevuto già il materiale nel pre-onboarding, quindi noi ci siamo attivati, gli abbiamo spedito tutto il necessario a casa, il PC, il welcome kit e tutto quello che è necessario. Quindi iniziamo insieme una video call, quindi una presentazione dell'azienda, come vi dicevo prima, la cultura, i valori, il business, e la presentazione dei sistemi interni tramite magari la intranet e le guidelines. Magari da remoto cerchiamo di unire però l'onboarding e HR e talent, perché magari due call dietro l'altro possono essere pesanti, dato che a seguire ce ne saranno tante altre con il team, quindi cerchiamo un po' di unire entrambe le cose e spiegare allo stesso tempo i documenti, magari con la condivisione dello schermo. Però non finisce qui. È importante che a fine giornata o il giorno dopo al massimo la risorsa venga ricontattata per capire se effettivamente gli sono chiari i processi. Vi faccio vedere anche un'agenda veramente semplice che può essere inviata anche via email alla persona. Questo vale sia per il remoto che in sede. Banalmente alle 9 c'è l'HR meeting, alle 11 l'IT support, alle 12 il team leader, ho messo dei nomi di fantasia magari soltanto per far vedere una modalità carina, no? Mettere l'immagine del profilo dell'HR manager di riferimento oppure dell'IT support e del team leader, quindi già far associare un volto al ruolo professionale. Molto importante è anche il welcome to our company, cioè il video di presentazione aziendale. Prima vi parlavo, no, della mia passione verso la comunicazione e il marketing, quindi attraverso le immagini, i suoni, un welcome fatto con una presentazione di un video aziendale resta maggiormente impresso. Per quanto riguarda il welcome kit, idem, è proprio il biglietto da visita iniziale, banalmente una tazza, una borraccia, lo zaino o la borsa, la company brochure, la team shirt, cioè una felpa brandizzata. Noi abbiamo fatto proprio queste felpe brandizzate per ogni azienda del gruppo e sono state apprezzatissime, anche perché vediamo i nostri dipendenti sia indossarle da remoto durante magari i colloqui con il nostro logo, sia in sede durante gli eventi, ed è stata qualcosa veramente di ben accetta. Abbiamo fatto addirittura anche dei piccoli check delle survey. Quindi, ritornando al primo giorno, che cosa accade? Ovviamente, dicevo prima che è importantissimo l'office tour, quindi il giro degli uffici, dell'informazione, degli spazi di condivisione. Noi abbiamo per esempio la sala break, l'area in cui giocare a biliardino, oppure delle sale relax. Ovviamente il supporto tecnico è importantissimo, perché vanno creati gli ID, le mail, che comunque in parte sono già state create in precedenza, mentre alcune sono necessarie dei consensi, e quindi farli proprio il primo giorno, perché è necessario il consenso della risorsa. E a seguire le video call per collegarsi con colleghi che magari stanno in altre città, quindi magari banalmente fare la prima video call in una sala riunioni e connettersi con tutto il team. Andiamo nel dettaglio del monitoring induction, quindi cosa accade? Una volta che abbiamo fatto l'onboarding, una volta che abbiamo portato a bordo la risorsa, non può essere abbandonata a se stessa, perché altrimenti il ruolo dell'HR non servirebbe a nulla. Invece è proprio qui che noi dobbiamo insistere maggiormente, quindi abbiamo tutti noi HR una mission. Faccio degli esempi, ma ovviamente si possono sviluppare, ognuno di noi poi ha il compito di declinarlo in base al proprio contesto che vive.
Allora, molto utile è un'email di recap, un'email di recap dei link utili, i contatti da tenere presente per i primi passi in azienda, perché è verissimo, se abbiamo una intranet che è un contenitore, la persona può andare lì, ma è bene far capire quali sono i software utilizzati o una semplice brochure di reminder con tutti le piattaforme, i link più utili, più sfruttati. Poi c'è anche l'incontro con il buddy, che è la presentazione alla persona di un collega di riferimento. È un'attività che pian piano cercheremo di portare a bordo anche in questa realtà di Filmac, ma in precedenza mi è proprio capitato di strutturare questo processo scegliendo delle persone che noi avevamo fatto un bando dove le persone si erano candidate attraverso la nostra intranet aziendale e si erano candidate volontariamente per offrirsi come buddy. Sappiamo che la parola buddy vuol dire compagno, quindi compagno che è con te nel tuo percorso, no? di lavoro e di crescita. In genere si assegna una persona senior o una persona che magari sta lì da un po' di tempo e è un team diverso, in modo tale da fare sharing proprio delle proprie competenze, conoscere altri team e creare delle sinergie anche tra altre città o altri dipartimenti. L'email What About You è importantissima, un'email in cui vengono chiesti delle informazioni, quali la foto, gli interessi e le curiosità, esattamente come ho fatto io prima. Io non l'ho fatto a caso, l'ho fatto proprio perché, oltre a conoscermi come professionista, mi piacerebbe che vi arrivasse anche la mia persona. È come giusto che arrivi a tutti i nuovi colleghi e arrivi ai colleghi storici che sono in azienda. Considerate che spesso per i post di welcome on board, che restano in genere in una intranet, la persona che arriva può andarsi a rivedere tutti i post, un po' come facciamo con i social network, c'è una bacheca di riferimento in cui una persona anche attraverso dei piccoli post può già conoscere i suoi colleghi. Poi inviamo una survey di candidate experience, perché il talent acquisition può migliorarsi soltanto se ha anche dei feedback e degli insight. Io poi ci tengo tantissimo proprio alla cultura del feedback in ogni momento. Per migliorarci abbiamo bisogno dei riscontri, perché altrimenti penseremmo tutti che facciamo bene, no? Qualsiasi cosa. Quindi in genere entro la fine della prima settimana si invia un link di survey per capire se siamo stati efficaci durante, diciamo, l'iter di selezione, ma anche durante l'onboarding, se ci sono dei suggerimenti che la risorsa ci vuole dare. Ma andiamo proprio a vedere nello specifico, no? Io ho evidenziato delle parole che spero vi restino impresse. Perché si fa questo monitoring induction, no? Inclusion, feedback, engagement, retention, sono tutti temi che, per cui abbiamo la responsabilità di fare delle azioni. L'inclusion, monitoraggio e integrazione della nuova risorsa dopo i primi mesi in azienda. Quindi il monitoring ha lo scopo multiplo di capire se appunto la persona è stata integrata effettivamente e se ci sono delle azioni che noi possiamo fare in questo periodo di prova. Magari a supporto, perché si parla poi di HR business support o di HR support, perché noi dobbiamo andare in supporto al business. Spesso i manager sono in prima linea, sono presi dall'operatività, che magari dei temi più sensibili legati proprio all'empatia, alla relazione, tendono spesso a mettere da parte, ma non per cattiveria, ma semplicemente perché hanno tanto su cui lavorare in quel momento. Il feedback, come vi dicevo prima, il primo riscontro viene proprio richiesto a metà del periodo di prova per raccogliere tutti i feedback necessari proprio prima della scadenza, in modo tale da poter fare delle azioni. Quei feedback in genere vengono chiesti prima al manager per capire se ci sono delle criticità e quindi lato HR se dobbiamo intervenire e successivamente chiesti alla risorsa. L'engagement ci permette anche di ingaggiare ulteriormente la risorsa spiegando che sarà appunto seguita nel suo percorso e per permetterle di avere un primo momento di condivisione con il suo manager. Spesso il feedback è qualcosa per cui non tutti sono preparati, non tutti riescono a comunicare in maniera aperta e trasparente. Il dovere dell'HR è quello di creare un ponte, no? Di comunicazione tra la persona e il manager, cercare di veicolare questa conversazione. A me piace fare proprio l'esempio del ponticello, no? Noi creiamo un ponte attraverso cui le due persone arrivano ad incontrarsi.
E non è banale, perché spesso mi viene chiesto il supporto per interagire o con un manager o con una risorsa, perché ci sono delle dinamiche che vanno al di là e quindi l'occhio di un HR può essere appunto d'aiuto. La retention. In caso di feedback negativo, che cosa succede? Riusciamo, magari il manager ci dice che la risorsa non sta performando, possiamo fare due cose. Se è recuperabile, definire un piano strategico con il manager per cercare di seguire maggiormente la risorsa e cercare di intervenire per non perderla, perché c'è stato un grande lavoro di recruiting, immaginate, per poi portarci a casa una risorsa che dopo un po' deve andare via, non ha senso, sono soldi per l'azienda, ma è anche il tempo che viene sprecato. E poi saremo anche noi come azienda un fallimento. Quindi che cosa facciamo? Andiamo a definire delle strategie. Ovviamente può anche capitare che non ci sia più nulla da fare e quindi a quel punto si inizia ad accompagnare la risorsa verso l'uscita, quindi nel comunicarle che non c'è più un periodo, che il periodo di prova non è stato superato. Come vi dicevo prima, quindi, sono importanti il check-in action, il come va e il one-to-one. Il check-in action è appunto assicurarsi se la risorsa sia in linea con le aspettative che avevamo definito all'inizio, no? Dell'apertura della posizione, con le aspettative del manager, che sia stata valutata correttamente in modo tale da poterla confermare nell'organico, no? Per dare effettivamente quella casella che si accenda di verde. Come va? Proponiamo un incontro, come lo possiamo fare questo incontro per il feedback? Banalmente con un come va, proponiamo un incontro tra la risorsa, ci assicuriamo che la nuova risorsa abbia chiaro il suo ruolo, verifichiamo appunto se è in linea con quello che aveva percepito al colloquio, perché spesso può capitare che anche la risorsa stessa non abbia capito che magari alcune cose andavano in un certo modo, oppure il ruolo era effettivamente quello. Il one to one, permettere appunto un confronto one to one tra il manager e la risorsa per discutere dell'andamento dei primi mesi e nel caso per fissare i primi obiettivi di crescita. Allora, quindi, che cosa è successo poi dopo, successivamente? Questi KPI, no, dell'accoglienza, delle procedure, i manager, il team, il clima, sono tutti fattori che vanno comunque misurati, quindi una volta definiti i KPI di riferimento, che si vogliono appunto tener conto, noi dobbiamo visionare poi effettivamente se questo engagement, di conseguenza poi attivare i piani di azione, quindi verificare se questo engagement effettivamente c'è. In genere si fanno delle survey in modo tale da valutare il nostro operato e vedere appunto qual è il riscontro. Che cos'è che andiamo a vedere appunto con gli HR Analytics? L'onboarding e la performance, no? Quindi la soddisfazione, l'efficienza e le risorse. Ma è importantissimo tenere a mente che nel processo c'è anche l'offboarding, quindi l'uscita del dipendente. Spesso se ne parla poco, spesso si tende semplicemente ad un ciao, un arrivederci e chiudere le utenze, ma non è così. Anche qui dobbiamo capire che cos'è che non ha funzionato. Se la persona è andata via, si è dimessa, oppure non ha superato il periodo, noi ne dobbiamo tener conto, gli obiettivi, gli economics, magari ha avuto altre offerte nel frattempo, il clima, la crescita. Sono tanti gli obiettivi da raggiungere come HR. Quindi nel momento in cui andiamo a salutare il collaboratore dobbiamo andare a capire che cos'è che non ha funzionato. Certe volte facciamo anche delle survey ad hoc, magari sotto input anche del manager di riferimento. Quindi cosa accade? Che l'HR comunica ai vari ruoli di competenza, magari la chiusura, come dicevo prima, degli account, le varie documentazioni da firmare, eccetera. L'HR e il talent organizzano proprio l'exit interview. Noi mandiamo proprio un calendar in cui invitiamo la persona a venire in sede, a riconsegnare gli strumenti aziendali e a prenderci anche 10 minuti per un caffè ed una chiacchiera. Ma non ci fermiamo qui. Infatti con il talent poi andiamo avanti con un exit interview scritta per monitorare questi KPI, in modo tale che restino proprio scritte le risposte anonime. L'ACT e la reception, quindi, che cosa fanno? Sono l'ultimo step per intervenire alle chiusure degli account. Quindi, in sintesi, l'email si ha dalla conferma dell'uscita di un collaboratore, l'HR contatta il collaboratore per comunicare i vari passaggi, attivare tutti gli stakeholder del processo interno, mail dell'ultimo giorno. L'exit interview, quindi il calendar all'interessato per raccogliere tutti i feedback, le sue motivazioni, capire che cos'è che avremmo potuto fare,
oppure semplicemente capire come ci possiamo migliorare come realtà. Ultimo step, la chiusura delle utenze. Vi faccio vedere velocemente anche un esempio su cui oggi stesso noi stiamo lavorando come azienda, in modo tale da creare una brochure interattiva e digitale per la persona. Banalmente ho messo un nome di fantasia, Max, per dire guarda, questo è il tuo onboarding, un documento per guidarti durante le prime settimane, magari per non inviare solo l'email, come vi dicevo prima, con i link di recap. Rinnoviamo il benvenuto a bordo con una frase, siamo felici di aiutarti ad ambientarti, l'introduzione, quindi rispieghiamo il team dell'azienda, il ruolo, l'onboarding, la checklist e il primo giorno. Ti diamo il benvenuto in Filmark, quindi siamo lieti di accoglierti all'interno del gruppo. Chi siamo? Rinnoviamo sempre quello che facciamo, perché è importantissimo che le persone fissino i primi concetti con l'intera spiegazione. La storicità dell'azienda è importante, in modo tale che una persona si prepari anche ad eventuali colloqui. Spesso i nostri dipendenti diventano l'interfaccia con i nostri clienti ed è importante che siano preparati sulla storia dell'azienda per cui lavorano. I dipendenti che siamo, quindi i numeri sono sempre importanti, il fatturato di riferimento, le aziende del gruppo, il ruolo professionale che ha questa persona all'interno, l'onboarding checklist di cui vi parlavo prima, quindi i documenti da compilare, magari inseriamo un link dove la persona si connette e può mettere una firma digitale, può scaricarsi delle informazioni, quindi su questo stiamo ancora lavorando. Vediamo che qui il primo giorno viene spiegato tutto quello che la persona farà e le persone che incontreranno. Questo è il mio team e ogni persona ha un ruolo ben definito all'interno dell'azienda e nello specifico andiamo a declinare. Giacomo ti parlerà del rapporto del lavoro, magari Antonella invece che più sulla parte payroll ti spiegherà i ferie, permessi e cedolini. Giulia invece che sulla parte di talent acquisition e di cultura ti spiegherà come funzionano le cose in azienda. E qui invece c'è tutto il recap dei documenti necessari che anche a livello amministrativo è importante avere, no? Banalmente una travel policy, l'informativa legata allo smart working, la detrazione delle imposte, tutto quello che concerne la vita all'interno dell'azienda. Chiediamo, come vi dicevo prima, no? Non solo delle survey, ma anche dei link in cui le persone compilano anche il loro curriculum, ma lo facciamo in due modi. Spesso noi chiediamo un curriculum aggiornato, in modo tale che la persona l'abbia sempre pronto nel momento in cui poi noi dobbiamo presentare i nostri profili ai clienti, ma anche per non far perdere alle persone la concentrazione su chi sono e su dove vogliono andare. Quindi anche un modo per far inserire i progetti su cui hanno lavorato, le competenze che nel tempo hanno acquisito, perché magari nel frattempo abbiamo organizzato dei corsi di formazione. E poi attraverso una skill inventory, noi adesso abbiamo un DB che si chiama Incore, attraverso cui chiediamo, attraverso un link, di compilare tutte le skill e le certificazioni che la persona ha. Domande e reazioni? Come vi dicevo prima, il feedback è fondamentale. Più domande si fanno, più feedback riceviamo, più riusciamo a migliorarci, a capire dov'è che non funzioniamo e dove invece stiamo andando bene. Io voglio sempre questo rapporto diretto con le persone, dico sempre che la porta è sempre aperta, ma magari ci sono persone che lavorano da remoto, quindi spiego loro che la mia porta virtuale è comunque aperta per comunicare. I social, perché attraverso i social noi continuiamo a condividere informazioni sia di cultura sia informazioni proprio di business e di attività che vogliamo portare a termine. Qui rinnoviamo ovviamente il benvenuto e alla fine di tutto questo io do sempre un grazie, perché le persone ci dedicano del tempo, quindi è importante che anche noi ringraziamo sempre i feedback che le persone ci danno. E da HR vi dico anche un'altra cosa: non è sempre facile cercare di entrare nel mondo delle risorse, perché spesso non c'è questa abitudine nel parlare ed esprimersi. Sprono sempre le persone a essere più trasparenti possibile nel rispetto, però ci sta che magari delle persone nei riguardi delle HR si sentano sempre un po' sotto giudizio. Se ci fate caso, se qui ci sono degli HR che stanno partecipando,
noterete che durante il recruiting si crea subito un feeling con la persona. Successivamente, però, nel momento in cui entra in azienda, per una serie di ragioni, con l'HR si tende ad avere una diffidenza, perché magari si ha paura che si venga valutati, mandati via. Però quello che tendo a far capire è che l'HR è qui proprio al servizio delle persone per far sì che loro si sentano sempre orientati e supportati. Io in tutto questo vi ringrazio, lascio sempre i contatti di Alma Laboris, per chi non è ancora iscritto a qualche master, a qualche corso con loro, vi suggerisco, come diceva Marco, di prenotare un incontro per l'orientamento e per qualsiasi domanda mi rendo disponibile. Grazie a tutti e vi auguro una buona serata.